Per 3 giorni, dal 9 all'11 aprile, Vittorio Veneto sarà la capitale più dolce d'Italia, grazie al 6° campionato nazionale di pasticceria, che arriva per la prima volta in Veneto grazie all'Istituto Professionale Alfredo Beltrame, vincitore dell'edizione 2023. Saranno 30 le delegazioni di studenti presenti al concorso in rappresentanza di tutte le regioni italiane, dando vita ad un evento che coinvolgerà tutto il territorio. È un campionato federale perché è organizzato assieme alla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. È un campionato che vedrà sfidarsi 60 studenti che sono già i vincitori di una selezione regionale, quindi sono già delle eccellenze. Si sfideranno a coppie. Il tema del concorso è la realizzazione di una monoporzione moderna. Storicamente il 6° campionato di pasticceria organizza anche una festa per gli studenti. Ecco, noi abbiamo pensato di creare un qualche cosa di più con l'occasione di questa festa e abbiamo ideato il primo festival della pasticceria dolce e salata delle colline del Conegliano Valdobbiadene. Questo è un primo festival che si fa nell'associazione Colline Conegliano Valdobbiadene grazie all'Istituto Beltrame, perché è in abbinata con il 6° campionato internazionale di pasticceria. L'anno scorso l'Istituto Beltrame ha vinto questo prestigioso premio, quest'anno lo organizza, ma la novità è proprio l'organizzazione di questo primo festival all'interno del patrimonio dell'UNESCO. Parteciperanno anche molte pasticcerie della provincia di Treviso e di Venezia, quindi diciamo che è un'abbinata tra l'accoglienza di tanti studenti e anche docenti che arriveranno al nostro territorio, circa 150 persone che avranno anche modo di vedere le bellezze del nostro territorio, ma insieme appunto ci sarà questo festival che mette assieme anche tutte le eccellenze territoriali. La manifestazione avrà anche un animo fortemente social, con oltre 40 ore di diretta streaming. E tra gli aspiranti campioni nazionali di pasticceria non mancheranno gli studenti del Beltrame, che dalla loro avranno il supporto del pubblico di casa e l'esperienza delle emozioni già vissute nell'edizione 2023. Inizialmente ero impaurita, come è giusto che sia, per le tante preparazioni da fare, essere impaurita anche dai tempi in cui eravamo messe dentro, però alla fine siamo riuscite, io e la mia compagna Aurora, a trovare una sintonia tale da abbattere tutte queste problematiche e lavorare in tranquillità, serene, a essere tranquille a presentare la torta che poi ci ha permesso di vincere.